Livigno, pronta a diventare il punto di riferimento della squadra nazionale di nuoto. La formazione azzurra, con i suoi 12 atleti capitanati da Filippo Magnini, è infatti al ritiro nel piccolo Tibet fino al 18 ottobre, in vista della preparazione olimpica per Rio 2016. Grande soddisfazione è stata espressa da tutti i fronti, in primis dalla regina del nuoto Federica Pellegrini. L'accoglienza è stata buonissima, devo dire che l'impianto è molto buono, soprattutto in questo momento invernale dove noi gareggeremo di fatto in vasca da 25 metri, quindi ce l'abbiamo qui a disposizione per fare degli allenamenti molto intensi in questo punto della stagione, in albergo benissimo, mangiare troppo bene, infatti siamo quasi preoccupati di ingrassare, però ci doseremo bene, però si sta bene, onestamente tutto sta andando bene. Nello stesso parere anche il direttore tecnico della squadra azzurra Cesare Butini. Ho apprezzato molto l'entusiasmo con cui Livigno era pronta ad accogliere in una struttura che già c'era, ma hanno investito molto nel rimetterla, diciamo, in sesto, quindi nel renderla funzionale a quello che sono le esigenze delle squadre nazionali, l'entusiasmo con cui ha accolto questa nostra esigenza appunto di fare e di trovare una casa per allenarci in Italia. La location attuale è perfetta, perché devo dire già appena arrivati in albergo abbiamo capito che eravamo trattati da signori, ed è una cosa che ci fa sentire e soprattutto ci rende orgogliosi ancora di più di stare in Italia, e questo sicuramente favorisce il lavoro dei ragazzi e il lavoro dei tecnici. Sicuramente è un punto di partenza e vorremmo che fosse veramente un punto che poi ci darà possibilità di avere altre situazioni nel futuro, ma di questo siamo sicuri, perché, torno a ripetere, l'entusiasmo, ma la collaborazione che abbiamo trovato subito è veramente importante. Entusiasmo alle stelle per il presidente di APT, Luca Moretti. Questo sembrava un sogno qualche anno fa, oggi è realtà quello di poter ospitare i migliori campioni del nuoto qui all'Acquagranda ActiveU. Acquagranda diventerà il centro nevralgico del mondo dello sport, perché con la possibilità di ampliare la piscina, la possibilità di creare un'area fan, ma soprattutto l'arrivo della pista d'atletica, sarà qui il fulcro dove orbiteranno tutti quelli che vogliono avvicinarsi al mondo dello sport, ma soprattutto anche quelli che vogliono migliorarsi.